On Edit e On Change, due attivatori con funzionalità completamente diverse che a causa della loro quasi anonimia possono trarre in inganno. Vediamo le differenze. On Edit esiste sia come trigger semplice che installabile, mentre On Change solo come trigger installabile. In questo esempio mostro la differenza allo stesso livello tra i due attivatori menzionati, ovvero come trigger installabili. Senza scendere nel dettaglio delle differenze, sono quelli che devono essere creati, dall'interfaccia o da codice, e che eseguono una funzione definita al verificarsi di un evento. Ho creato queste due funzioni che, quando sollecitate, non fanno altro che mostrare a video il contenuto del parametro E. Per chi non lo sapesse, si tratta di un oggetto che contiene informazioni sul contesto che ha causato l'attivazione del trigger. Il suo utilizzo è facoltativo, ma in questo caso mi è utile proprio per mostrare la differenza tra questi due attivatori. Creo un attivatore da interfaccia per ciascuna funzione, associando alla prima l'evento alla modifica e alla seconda quello al cambio, appunto onEdit e onChange. La prima funzione viene infatti richiamata automaticamente quando un utente modifica il valore di qualsiasi cella in un foglio di calcolo. Il tipo di modifica in questo caso è appunto Edit. Nell'oggetto si possono trovare altre informazioni interessanti, come le coordinate della cella modificata e il valore che conteneva la cella prima della modifica. Il secondo attivatore invece viene eseguito quando un utente modifica la struttura del foglio stesso, ad esempio aggiungendo un nuovo foglio o rimuovendo una riga o una colonna. Immagino che vi stiano già venendo in mente delle idee interessanti di funzioni da far eseguire allo scaturirsi di questi eventi automatici. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questa videopillola. Inoltre ti invito a iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto, perché di queste funzioni, trucchi e suggerimenti ne ho un bel po' in cantiere. Mi sono creato un repository negli anni che voglio condividere con te. Per il momento ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!